Ah, non lo so, forse no, tuttavia non è solo una necessità quella di trovare la novità a tutti i costi, ma ognuno esprime semplicemente se stesso, la propria voce. Questa domanda mi fa venire in mente una frase che ho sentito dire da Ligeti in una intervista a BBC Radio 3, che peraltro si può reperire su YouTube. Molto bella, molto interessante. A un certo punto lui dice che nella sua musica lui ha sempre tentato di bilanciare quello che lui chiamava il nonsense delle avanguardie e il nonsense, di recupero della tonalità e della modalità. Quindi riteneva queste due polarità, molto estreme e entrambe logore e senza senso, e quindi tentava di trovare una via intermedia, diciamo così. E io sono d'accordo, cerco di fare qualcosa di simile nel mio piccolo, senza volermi certamente paragonare a un genio del genere che però ci può mostrare una via fruttuosa e io sono assolutamente convinto che quella via dove c'è un bilanciamento tra passato e avanguardia, tra fruibilità e complessità sia vincente, funzioni. Naturalmente, penso che ignorare totalmente il passato, come alcune avanguardie sembrano aver fatto, mi pare un po' supponente, anche un poco naif. La tradizione è la nostra anima, dobbiamo preservarla, dobbiamo costruire su di essa, insomma, ignorarla non ha senso per me, anche perché il rischio è quello di passare da una moda a un'altra e queste mode generalmente si alternano per eccessi. Prima c'è, non so, lo strutturalismo di Darmstadt che controlla ogni parametro musicale e non lascia assolutamente nulla alla decisione spontanea, intuitiva del compositore, e d'altro canto poi nasce la moda opposta di Cage che ti propone un'estetica basata sul caso e sull'alea, sui principi aleatori dello scrivere musica. E queste due polarità, se prese in maniera estrema, ognuna nel suo estremo, direi che si equivalgono da un punto di vista percettivo, come dire. Totale controllo, nessun controllo. Direi di sì, le avanguardie hanno senza dubbio allontanato il pubblico con i loro estremismi e diciamo che non so nemmeno se un pubblico per la musica contemporanea nuova che scriviamo adesso esista realmente ancora, forse c'è un totale disinteresse da parte della maggior parte delle persone e questo mi addolora tantissimo perché così come ci sono stati grandi compositori, ancora ce ne sono, e bisogna cercare di fare qualcosa, naturalmente, bisogna tornare a rinsaldare un rapporto con un pubblico che non ha più tanta voglia di ascoltarci, e dico io, anche ha ragione, anche ha ragione. Ritornare a una musica che abbia a cuore la percezione, non solo il calcolo, ma anche proprio la percezione sonora di un evento, l'espressività e la bellezza anche. Bisogna trovare anche un nuovo modo di fare una sintesi tra gli esperimenti più recenti e anche il linguaggio del passato, sia recente che remoto, insomma. Ci va questo bilanciamento, diciamo. Thank you.
trova la propria maniera. Corgi trapiantava musica del passato nelle sue composizioni con delle citazioni, alle volte Berio anche lavorava con elementi del passato, Schnittke si confrontava in modo polistilistico col passato, però direi che per me è fondamentale l'armonia, l'armonia come campo non solo di indagine, ma un campo in cui io possa al suo interno realizzare situazioni armoniche più antiche o più recenti, tuttavia mantenendo un'unità di fondo. Ecco, per me la Concinitas di Alberto Colla, che è stato il mio insegnante, è il sistema armonico più interessante ed evoluto che io personalmente conosca per la realizzazione di questa sintesi in pratica, proprio la possibilità di unire insieme simmetrie, armoniche naturali, armonie che ricordano la tonalità o la modalità, tecniche recenti come lo spettralismo, lo strutturalismo, tante altre cose che possono essere utilizzate all'interno del sistema, che peraltro non è assolutamente vincolante dal punto di vista stilistico, è assolutamente un sistema soltanto che ci dà questa possibilità sintatticamente corretta di avere questa miriade di colori armonici di varie epoche e di varie situazioni, in un tutto però che è coerente, è un tutto che è tenuto insieme dalle armoniche naturali, che sono la base di questo sistema, e le simmetrie armoniche che sono nate a seguito del frequente utilizzo del sistema temperato dell'ottava divisa in 12 parti uguali. È un sistema, la Concinitas, che permette anche l'utilizzo di microtoni, di intonazioni naturali, e di gestirle anche al meglio. Io ho avuto una fase, almeno dal 2017 in poi, in cui i microtoni e le intonazioni naturali sono diventate assolutamente rilevanti e importanti nella mia musica, e quindi questo sistema è stato ottimo per la realizzazione di quel tipo di idee. Ma ripeto, è un sistema che si adatta perfettamente all'estetica di ogni compositore, e basta appunto saperlo usare. Per chi fosse interessato, ho anche realizzato dei video su YouTube in cui discuto con alcuni amici allievi del maestro questo tipo di sistema e come si possa comporre con esso. Thank you.